Ragazzuoli, oggi sarebbe dovuto uscire lo showcase di Gloxinia. Sì, io l'ho già portato delle R. Però ho deciso, siccome possiamo effettivamente andare a pullare, di fare un video un po' particolare, perché effettivamente non lo faccio da tipo anni, ok? Dove pulliamo tutto in un video su Shin e King. Quindi ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi. Vi ricordo, live alle 11, anche se sì, per voi c'è già stata, ma comunque reveal e video reveal tra poco qua su YouTube, e buona visione! Ragazzi, sono bentornati oggi su Grand Cross Global. Siamo qua, ragazzuoli, per andare a fare un video un po' importante, perché effettivamente, ripeto, un video del genere, forse dai tempi di Dokkan, che non facevo video dove pullavo tutto quello che avevo, comunque fino a che non trovo il personaggio, appunto su un gioco, su un gacha, quindi effettivamente siamo di fronte a un video più unico che raro su questo canale. Comunque ragazzuoli, volevo innanzitutto ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel like e ovviamente seguitemi su tutti i social, trovate tutti i link in descrizione. E ricordo, tra pochissimo uscirà anche un video recap, riassunto, reaction alla live che probabilmente per voi si è già svolta qua su YouTube. Questo video uscirà prima dell'una, perché comunque sarà il primo video della giornata. Detto questo, andiamo subitissimo. Cosa volevo fare in questo video? Oggi è uscito il banner di Shin. Gloxinia, ragazzuoli, l'ho già portato delle R, è già al 100 con la stella, quindi domani uscirà il video. Ma comunque, siccome mi manca anche King, ho deciso di fare un video unico dove pulliamo fino a che, mal che vada, non troviamo entrambi. Ovviamente ragazzi, questo video finisce quando troveremo sia uno che l'altro. E ragazzuoli, io vi chiedo soltanto una cosa: iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Per voi non conta nulla, veramente è pochissima roba, ma per far crescere il canale e supportare me il mio lavoro è veramente veramente importante. Davvero, vi chiedo soltanto questo: lasciate un bel like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Detto questo, direi di partire dal più vecchio, che è Shin. Sì, Shin, scusatemi, King. Perché, ripeto, anche lui mi manca. Mi manca se lui, ma anche ovviamente anche Shin. Quindi, puntiamo alla monocopia di entrambi, non vogliamo nient'altro, e tutto il resto ovviamente lo teniamo. Ma al che vada, dovremmo rimanere sulle 700-800 gemme. Quindi, let's go. Prima multi su King. Ripeto, questo video, ragazzi, finirà letteralmente quando troveremo entrambi, punto. Ripeto, mal che vada, useremo ogni cosa. Prima multi, che già la seconda in realtà su King, niente. Bello schifo, già si inizia bomba, eh. Mi potreste dare King subito, così almeno me ne vado via da questo banner con questo King che non me ne frega un cazzo. Ok. Ok, è Sin. È Sin. Non mi ricordo effettivamente chi c'è il Sin nel banner, però non mi sembra che sia un banner che brilla il miracolo, anzi, diciamo che è più o meno allo stesso livello di Shin. Fosse King alla terza multi, ti dico, boia, ci siamo risparmiati ben più di 500 gemme da pullare su mani del genere, che sarebbero tutte quelle che probabilmente spenderò alla collab di Tower of God la prossima settimana. Ricordo che ovviamente nel video di oggi lo vedremo, però domani uscirà su Jap la collab, che comunque è in anticipo rispetto al solito, perché dovrebbe uscire di giovedì e la live di mercoledì, ma a questo giro hanno cambiato. E martedì prossimo, per appunto, ci sarà il banner sul Global con l'addio di Mel Demon King e solite cose. Tra l'altro, addio anche di King, tra l'altro. Dian Summer, che sì, ce l'ho già maxatissima, non ve lo sto neanche a dire, dovrebbe essere già al 6, comunque dopo ovviamente controlleremo. Quarta multi, dai, per favore, dammi subito il PG così me ne esco da sto banner, su via. Un altro Sin, niente. Però, oddio, forse... infatti, nel SSL c'è la Lilia rossa. Ok, voglio un attimino solo controllare effettivamente, a parte di Anne King, chi sono i Sin nel banner. 1, 2, 3, 4. 5 Sin. Ok, quindi nemmeno l'animazione Sin può salvarci, a quanto pare, dalle sere di merda. Ok, skip rosso. Niente, bene, GG ragazzi. Niente scandal animation. Vabbè che siamo già a 2 sere di fila, però niente SSR animation, niente escano animation, dai, per favore, dai, gioco, portami fortuna. Non volevo sprecare tutte le gemme che avevo, per favore, che tanto su Tower of God, essendo PG,
probabilmente 3, quelli nuovi, non 4 a questo giro, pullo monocolpo a tutti e mi levo rigorosamente dal cavaco il banner, perché per me è una collab che è una abbastanza cacare, cioè diciamoci la verità, a me Tower of God mi fa schifo. L'ho malamente droppato, quindi li pulo tutti in monocopia e me ne vado felicemente saltellando nei prati d'erba, veramente, da quel banner. Comunque, siamo già a metà giro praticamente, eh. Ah, un'esca d'animation, certo, questa è la, che cazzo vuoi, animation, altro che, bello ragazzi, bellissimo. Tra l'altro, ditemi nei commenti cosa avete trovato voi, se avete pullato su King, se pullerete su Shin, ditemi un po' tutto ragazzi, mi raccomando sempre nei commenti e ancora una volta lasciate like. Ok, niente, perfetto. Raga, sta andando veramente in un modo clamoroso, eh. Io non ve lo sto neanche a dire. Ma dai, spettacolo, mamma mia. Cioè, ennesimo Sin, ennesima Diana. Dai su, dammi tutti Sin. Ecco, magari non King Jelly che ce l'ho già al 6. Boh, poteva essere una seconda animation questa, probabilmente un SSR, ragazzi. Si dovrebbe essere uno, a meno che non fare Lisa Rainbow, vince lo scontro. Probabilmente uno. Non c'è Rodore Croci, non c'è Hook. Vediamo. Vediamo un po' anche se effettivamente la presenza di Hook non vuol dire nulla, però alza la chance di doppio SSR. Vediamo un po'. Dimmi che Winnie, release Rainbow, winna, ok, la chance che siano due è alta ragazzi, potrebbero essere effettivamente due, speriamo che siano due. Vediamo un po', e infatti sono due, due King alle complete verdi e si gode fortissimo. Vediamo un po', ecco, non è King alle complete, non mi risulta sia King alle complete questa. Va bene, ripeto, qualsiasi SSR di fuori di King non me ne frega un cazzo ragazzi, ve lo dico con tutta l'onestà della terra, ok? Ovviamente sono tutti al 6 o sono PG di merda, quindi questa è un po' la cosa. Secondo Gerardo, stavo suonando tutto il banner tranne lui comunque, tutto il banner tranne lui, cioè questa cosa è assurda, cioè nemmeno a farlo apposta ragazzi. Let's go e finiremo tutto il giro, stai a vedere come andrà. E stai a vedere che si sa, ma da che multi ragazzi, questo è un multi effettivamente da ricordare. Da ricordare per quanto ha fatto cacà, è bellissima. Ok, skip giallo, non vedo niente di... basta, Gun Summer è la terza, basta, dammi King alle complete così spendo meno gemme. Porco due, dai. Vediamo, ok, Escanor, perfetto, proprio Escanor. Ultimate, di notte. Va bene, niente, raga, io non so più che dire. Sta andando in merda, sto spendendo tutte le gemme, let's go boys. Vai a fare il culo, gioco del cazzo, però. Impossibile. Impossibile. Dai! Ma basta! Ma mi hai dato tutti i siti dei banner! Manca solo King Jelly! Ma cosa vuol dire? Jelly King, basta! Dai! Lost Vein! Ma tanto non vuol dire un cazzo Lost Vein, sarà l'ennesima Merlin del cazzo! Che già trovarla ora comunque sarebbe ottimo. Mi risparmio 200 gemme, Nel senso, non è che le schifo, Capiamo, anzi, però, diciamo che potevo uscire anche prima. Si è buggato? Ok, si era buggato a metà l'animazione, lol. Ok, vabbè, ovviamente vince, ora diventa Demon King, diventa... No, vabbè. Tanto io vi do un piccolo consiglio, non pullate né qua né di là, perché questo non è il King che è forte nel team... Nel team di Gloxinia e a parte il team Sin non serve niente, quindi potete benissimo anche giocare il blu, tra l'altro. Quindi insomma, di chance ce ne sono. E poi per me Shin è un PG totalmente inutile, sì che, ma l'ho già detto al tempo nei vari video. Cioè, per esempio, se avete già team Demoni buildato, da free to play vi dico, non pullate King, è uno spreco di GM, ve lo dico. Ma è saltata anche la colla, tranquillamente. No, ragazzi, abbiamo ufficialmente trovato tutti i sindaci. No, Dio, manca sempre Jelly King. Che palle, però, ragazzi, dai. E niente, se vi è garantito King, è lucky. Tante SSR, ma non quello che volevamo. È incredibile. Veramente incredibile. Mancherebbe solo Jelly King, perché poi abbiamo trovato tutti. Entrambe le Merlin, Diane. Che schifo, veramente. Sì, però, cioè, se lo trovassi ora, per dire, converrebbe quasi finire il giro, cioè, uno spreco, manca una multi, veramente, che spreco incredibile. Se lo trovassi ora, una multi extra la faccio, sti cazzi. Vediamo un po', a posto, nemmeno adesso me lo dà, cioè, e niente, banner da 600 con lui preso a garantito. Io spero solo a questo punto che non che Shin me lo dia prima, io spero, per favore. Vediamo un po'.
Niente, zero totale, ok, nemmeno la multiprima, c'è proprio il garantito e basta. Poi zitto, vai a casino, vabbè, va bene. King preso, ragazzi, soltanto il garantito Omega Rip nei commenti. E adesso passiamo a Shin. Shin, almeno te, dammi una gioia, fammi rimanere sopra le 1000 gemme. Esce la prima, e si va a casino tutti, dai. Perfetto, un cazzo, GG. Vediamo un po'. Perfetto, un cazzo per davvero, da nasci a posto. Mamma mia, poteva essere Shin, però. C'è anche Retap, quel personaggio del cazzo. C'è anche Retap. Impossibile, vabbè, nella multi da uno non ci spero nemmeno, guarda. Ma che vada quella da l'SSR finale, guarda. Però comunque sotto le 1000 ci andiamo. Vabbè, peccato, andremo a 990. Cioè, l'SSR finale, nel senso il GSSR, non quello da 242, Non il garantito piti, io intendo l'SSR di metà giro. Vediamo un po'. Dai, un po' di fortuna. Dai! Impossibile avere la fortuna su questo gioco! E vabbè, almeno scurerò la colla, vero? Tutto in un giro, monocopia. E me ne vado contento saltellando per i prati, giusto? Giusto. Questa sarebbe SSR animation, fa counter. Per forza. No, niente counter, quindi proprio SSR random, cioè ok, va bene, ci sta. Arriveremo a tirare giù che c'è o il giallo con fake out o rainbow e basta, così, per partito preso. Vediamo un po', giallo con fake out, a posto. Eccoci qua. No, vince lo scontro, ok, va bene, ci sta. Dai, per favore, dammi scine qua, così rimango comunque leggermente facendo le daily sopra le 1000 gemme, dai. Shin... verde e blu in realtà, perfetto, è Shin blu, il verde è già uscito, per questo non me l'ha dato, perché ho messo il colore, è Shin blu, sì, Shin blu. Secondo, sesto step, che è secondo step, sesto, ok, qua esce palesemente lui, dai, esce palesemente lui con double e schippo, godo! E però c'è la multi da 1 ora, che fai? Non fare la multi da 1, sono obbligato a fare la multi da 1. Cioè, non fare la multi da 1 è blasfemia, ragazzi, veramente. Multi da 1. Vabbè, comunque siamo andati pochissimo sotto le 1000 gemme. E ci posso anche stare, sti cazzi. A posto, raga, trovate entrambi i personaggi. Sì, questo è un video che probabilmente non si ripeterà, perché potevo farlo in live. Però ho detto, vabbè, c'è la live e via, oggi non ci sarebbe stato tempo. Facciamolo adesso. E quindi esce il video. Posticipiamo quello di Gloxinia, che comunque l'avete già visto due volte, quello di Gloxinia, Nel senso, l'avete già visto per il jump al day one e poi qualche giorno dopo con il team Fate. Quindi, insomma, l'avete già visto. È semplicemente un rivediamolo del mio account. Comunque sì, portate a casa entrambi i personaggi che mi mancavano. Ragazzuoli, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi chiedo soltanto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo, sì, su YouTube tra pochissimo con il video reaction e poi ovviamente domani su Twitch con la maratona online su Tower of God. Ragazzi, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede, e let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!